Il Teatro Valle è contrario alla privatizzazione dei servizi pubblici, perché? Beh, noi siamo entrati al Teatro Valle il giorno dopo la vittoria referendaria sull'acqua e sul nucleare e siamo entrati proprio con l'idea di riprenderci la cultura così come il nostro paese si stava riprendendo l'acqua e l'aria e chiaramente quindi la nostra battaglia non può che inserirsi all'interno di tutto un percorso che è assolutamente contro forme di privatizzazione che sottraggono ai cittadini quei beni che gli sono propri e che gli sono dovuti. È evidente che appunto tutta la lotta per i beni comuni che stiamo tentando noi di ridefinire in una declinazione legata alla cultura è una lotta assolutamente comune e diversa sotto i vari aspetti, ma che non può che mettere insieme tutta una serie di elementi che appunto ci accomunano, cioè così come la Val di Susa, così l'acqua, così la cultura, il Valle e tutti quegli spazi che ci vengono sottratti. Nel momento in cui ci viene sottratto qualcosa di necessario, lo riconosciamo come indispensabile e in prima persona è necessario ingaggiarsi mettendo in gioco i propri corpi e le proprie energie. Così è stato fatto per l'acqua e così continuiamo a farlo in tutti gli altri campi che ce lo richiederanno. Cosa sono i CARS e perché sono contrari alla privatizzazione dell'acqua a Roma? Come GAS e come IGAT, cioè Gruppo di Acquisto Solidali, nasce anche i CARS, che è proprio un'idea di Gruppo di Acquisto Solidale per lo spettacolo dal vivo, cioè una piattaforma libera, non un marchio registrato, che permette a tutti di partecipare se sono spettacoli che si sono autoprodotti, cioè direttamente scelti dal pubblico e prodotti dal pubblico stesso. E perché siamo contrari alla privatizzazione dell'acqua? Proprio perché stiamo facendo anche uno spettacolo sull'acqua come bene comune, perché dopo un referendum come quello che c'è stato a giugno dell'anno scorso non è possibile che non venga ascoltata la volontà dei cittadini. Andrea Alzetta è contrario alla privatizzazione dei servizi pubblici a Roma perché? Perché va esattamente nella direzione contraria a quella che era l'indicazione referendaria di neanche 10 mesi fa, che diceva appunto semmai di ripubblicizzare i servizi pubblici locali a partire dall'acqua, e Alemanno capovolge il concetto come se i cittadini avessero detto appunto privatizza a partire dall'acqua, nel senso che la cessione del 21% delle quote di Acea è esattamente un passo nella direzione invece della privatizzazione dell'acqua. Quindi da questo punto di vista non solo si scavalca la sovranità popolare, ma si fa un'operazione anche dal punto di vista economico criminale, nel senso che neanche 4 anni fa, prima di arrivasse Alemanno, le quotazioni di Acea stavano a 16 euro ad azione, oggi si venderebbero a 4. Cioè, e da questo punto di vista non si capisce la fretta di Alemanno, perché le indicazioni del governo Monti, non quelle appunto della sovranità popolare a cui dovrebbe dare ascolto, ma quelle del governo Monti sono che si deve appunto cedere le quote di alcune società dei vari comuni, ma entro aprile 2013. Quindi Alemanno anticipa con la volontà autonoma la privatizzazione dell'acqua, per questo sono contro la privatizzazione, perché tutte le privatizzazioni hanno portato sempre maggiore precarietà per chi ci lavora, peggiore qualità dei servizi e a un aumento dei costi delle tariffe per i cittadini. Questi sono stati gli esiti delle privatizzazioni, per cui credo che da questo punto di vista non bisogna rispettare il patto di stabilità, in questo senso c'è anche l'occasione del secondo decreto di Roma Capitale, e invece appunto si deve andare nella direzione di un rafforzamento del welfare, che invece è esattamente quello che non avviene anche per quanto concerne la vicenda del bilancio del Comune di Roma. Ci sono le possibilità concrete di fermare questo processo a Roma? Penso proprio di sì, nel senso che fino adesso ha incontrato, almeno come dichiarazioni pubbliche, la contrarietà di praticamente tutte le forze politiche dell'opposizione, compresa appunto la destra di Storace piuttosto che l'UDC. Su questo bisognerà dare battaglia in aula, ma è importante che anche nella società appunto quel milione di persone che si sono espresse per appunto l'acqua pubblica facciano sentire la loro voce, a partire dai lavoratori delle aziende, ma anche attraverso appunto le istituzioni locali, che debbano, a partire dai municipi, che debbano secondo me fare un atto di disobbedienza istituzionale rispetto a questa operazione e coinvolgere anche i cittadini nell'opporsi a questo disegno che veramente svende Roma a una logica tutta privatistica.
Centro Studi per l'Alternativa è contrario alla privatizzazione dei servizi pubblici a Roma, perché? Beh, siamo contrari perché la questione dei servizi pubblici e dunque la questione dei beni comuni è ormai una questione decisiva per chi vuole immaginare un altro mondo e un'altra politica. Credo che lo sia ancora di più dopo il voto di 27 milioni di italiani, il voto del 12 e 13 giugno dello scorso anno. E credo dunque che questo processo di privatizzazione sia un processo che si oppone in primo luogo alla volontà popolare. Quindi bisogna ripartire dai beni comuni per stabilire una nuova democrazia, laddove la democrazia viene messa all'angolo dai diktat della finanza, dai diktat della BCE. Ricordiamoci che sono state le agenzie di rating per prime a lamentarsi del risultato elettorale, o meglio del risultato referendario del 12 e 13 giugno. Poi ci ha pensato la BCE a dire che bisognava privatizzare i servizi, il governo almeno sull'acqua ha dovuto fare marcia indietro, ma sul resto no, e adesso il Comune di Roma intende andare avanti anche sulla questione ACEA. Opporsi a questa cosa significa ribadire la sovranità popolare contro invece una sovranità che insomma non è stata eletta da nessuno, non rappresenta nessuno ed è la sovranità degli interessi privati sulla vita di tutti. Il Cinema Palazzo dice no alla privatizzazione dei servizi pubblici a Roma, perché? Il Cinema Palazzo dice no semplicemente perché fa parte di quel grande filone di ragionamento politico che è quello dei beni comuni e che crede naturalmente che le risorse quali quella idrica ad esempio, ma anche la cultura e tanti altri settori vadano gestiti in maniera partecipata in cui la popolazione abbia la possibilità di decidere volta per volta cosa si fa delle risorse, in che modo investire su di esse, in che modo investire sulla manutenzione per esempio della struttura idrica nel caso dei servizi idrici stessi. PD è contrario alla privatizzazione dei servizi pubblici a Roma, perché? Beh, non è il PD, è Roma che è contraria, sono 1.200.000 romani che hanno votato, si sono espressi rispetto all'acqua in maniera netta. Non si può svendere ACEA, Alemanno non può andare via ed avvelenare i pozzi, perché è questo che sta facendo. Noi con altri colleghi abbiamo lanciato in Consiglio Comunale una protesta che è ripresa dalla protesta di Campesinos nel 2004, il grande convegno sull'acqua, e pertanto mettiamo alcuni centesimi nelle bottiglie di vetro e ogni volta che si parla di privatizzazione di ACEA li facciamo rumore a sufficienza per non rendere possibile la discussione su ACEA, perché crediamo che non si debba assolutamente fare. C'è stato un referendum, ci sta anche un movimento importante anche con i comuni virtuosi, penso al sindaco di Corchiano del Partito Democratico, che è appunto il portavoce del movimento. Noi crediamo che l'acqua in assoluto, c'è una grande chiaramente discussione, giustamente una grande battaglia sui beni comuni, tra questi credo l'acqua sia davvero più importante da lì non si passa.